Nikola Tesla, uno dei più grandi geni della sua epoca, ci ha lasciato in eredità numerose invenzioni e altrettanti misteri. Nikola Tesla era nato in Croazia. Nel 1884 si trasferì negli Stati Uniti, dove, con la sua mente brillante, contribuì a rivoluzionare la società industriale. Mise a punto più di 1200 invenzioni, fra le quali la corrente alternata, il motore elettrico, l'alternatore, le comunicazioni radio senza fili. Tesla affermava di poter trasmettere la corrente elettrica senza cavi. Nel 1899 riuscì ad accendere 200 lampadine poste a 40 km di distanza, trasmettendo corrente elettrica via etere. Precursore dei tempi, Tesla fu messo al bando da vari membri della comunità scientifica. Ma la cosa più strana è che buona parte dei suoi appunti vennero dichiarati top secret nel momento esatto della sua morte. Per quale motivo? Nel suo laboratorio, fra mille apparecchiature scientifiche, John Kenneth Hutchinson diede un'ultima occhiata ai suoi appunti. Da anni, per pura passione, stava tentando di mettere in pratica i principi e le teorie del genio scientifico croato Nikola Tesla. Come Tesla prima di lui, Hutchinson era convinto che il controllo dell'energia elettromagnetica fosse alla base della più grande rivoluzione energetica dalla scoperta della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, circa 200 anni fa. John Kenneth Hutchinson nacque a Vancouver, in Canada. Fin dai primi anni di scuola mostrò un particolare interesse per il mondo scientifico. Attratto dalle ricerche di Nikola Tesla sull'energia naturale presente nell'ambiente, Hutchinson condusse da autodidatta vari esperimenti sulla trasmissione dell'energia su grandi distanze. Come risultato, sarebbe riuscito a far levitare alcuni oggetti e a fondere materiali dissimili fra loro. Questi fenomeni prendono il nome di effetto Hutchinson, ma sono veri? L'effetto Hutchinson, in pratica, isola gli oggetti dalla forza di gravità, come se perdessero peso, facendoli fluttuare nell'aria. Oppure, a volte, si trasformano in una sostanza simile a gelatina. Ho visto pezzi di duro metallo trasformarsi in un metallo gelatina, come è stato definito, davvero strano. L'effetto Hutchinson sarebbe prodotto dalla combinazione di forze elettromagnetiche. Per quasi 10 anni l'esercito americano e alcune industrie aerospaziali hanno mostrato grande interesse per gli esperimenti di Hutchinson. Eppure, ancora oggi, non si è potuto stabilire con certezza se il cosiddetto effetto Hutchinson esista realmente e di che cosa si tratti. L'effetto non si verifica sempre, in parte perché il signor Hutchinson è solito lavorare su tante apparecchiature contemporaneamente, a volte anche con 4 o 5 diversi generatori, il che crea soprattutto confusione. Ma non prende sufficienti appunti. Così non si sa mai quale procedimento ha seguito. Nel 1989 Hutchinson decise di trasferire il suo laboratorio in Germania, dove aveva trovato nuovi finanziatori per le sue ricerche. Ma le autorità canadesi non sembrarono disposte a rinunciare a lui. Mentre si trovava in Europa, le sue apparecchiature rimaste a Vancouver vennero sequestrate. Con il pretesto di controllare la sua collezione di pistole antiche, le autorità canadesi piombarono nel suo laboratorio e confiscarono tutti i documenti. Negli ultimi anni, gli agenti federali hanno esaminato il laboratorio di Hutchinson ben 2 volte. Sia le autorità canadesi che quelle americane hanno tenuto d'occhio Hutchinson per anni. Benché le dinamiche del misterioso effetto Hutchinson siano ancora sconosciute, c'è chi continua a fantasticare sui possibili impieghi di una tale forza. Cosa farebbe l'uomo se possedesse un raggio magnetico
capace di sollevare automobili come se fossero giocattoli. La scienza ufficiale considera Hutchinson un semplice millantatore. I suoi ripetuti fallimenti e l'incapacità di spiegare chiaramente le dinamiche dell'effetto Hutchinson proverebbero che le sue teorie non sono altro che un imbroglio. Ma se di Tesla resta la sua straordinaria e profonda visione dell'umanità, tanto che fu chiamato l'uomo che inventò il XX secolo, resterà mai qualcosa di John Hutchinson?